gestione delle terre rocce come rifiuti. Io volevo rubarvi soltanto pochi secondi per fare un ringraziamento particolare a Elisa Livi, che come presidente della Fondazione dei Giochi della Toscana si è spesa. Si è prodigata per, insomma, perché questi corsi online, questi webinar fossero editi, insomma, è stato un lavoro che, insomma, ci ha portato via tanto tempo, è stato un lavoro intenso, anche se interessante. E un ringraziamento anche ovviamente ai relatori del corso, quindi all'avvocato Zanelli e al collega dottor Zani, che appunto ci hanno introdotto comunque le novità anche rispetto alla normativa e alla pratica tecnica. Visto che ci sono arrivate tantissime domande, chiaramente perché l'argomento è di grande interesse, abbiamo deciso, vi è arrivata una comunicazione nei giorni scorsi, abbiamo deciso di prolungare la sessione di risposte fino alle ore 18 per consentire ai relatori di rispondere a tutte le domande che sono arrivate. Ovviamente vi chiediamo di farci pervenire le vostre domande col consueto, diciamo, con la consueta interfaccia. Vi chiediamo di fare domande circostanziali, ma che siano di interesse generale, cioè comunque di non racchiuderle in un particolarissimo caso, se possibile, e chiaramente oggi verranno evase tutte le domande, cercheremo di rispondere a tutti. Chiaramente quest'ora in più, ci tengo a precisare, non rientro ovviamente nel computo per il calcolo poi dei crediti professionali, per cui chiunque potrà comunque vedere, anche se oggi non potrà partecipare perché diciamo dovrà chiudere prima, potrà comunque vedere il corso in registrato, nei prossimi giorni verrà messo a disposizione anche la registrazione. Mi fermo qua, lascio la parola all'avvocato Zanelli e vi auguro un buon lavoro, un buon pomeriggio. Dato il ruolo di relatore, ma non so per quale motivo non te lo prende. Ale, provo a farlo io? No, è colpa mia, avevo sbagliato il comando. Agostino, riesci a condividere lo schermo adesso? Mi sentite? Alessandro, mi sentite? Sì, ti sentiamo bene, Agostino. Ah, ok, perfetto. Allora, buonasera a tutti di nuovo, grazie ancora agli organizzatori per questa opportunità. Siamo all'ultima curva, l'ultimo modulo che abbiamo pensato questo corso, a seconda delle varie destini che prendono le terre rocce da scavo. Questo è dedicato all'ultimo anche perché dal punto di vista della gerarchia della gestione dei rifiuti in realtà dovrebbe essere quello residuale, ed è quello appunto di gestione delle terre rocce come rifiuto. Una gestione come rifiuto che si pone, diciamo, nella nostra tabella che ci ha accompagnato lungo tutti questi moduli, rifiuto escluso, rifiuto sottoprodotto, quindi gestibile come sottoprodotto al di fuori della normativa sui rifiuti, e invece rifiuto recuperabile o da smaltire. Rispetto, è un'ipotesi residuale, dicevamo, ma è anche l'ipotesi che prevede che non prevede limitazioni particolari, che è sempre a disposizione quale metodo di gestione al produttore,
e che impone ovviamente l'osservanza degli adempimenti in materia di gestione dei rifiuti e le connesse responsabilità. Torniamo sul nostro DPR per vedere, già lo anticipavamo, che il 120 del 2017 dedica alla gestione dei materiali di scavo come rifiuto un solo articolo che è l'articolo 23, nella partizione per titoli del DPR, questa è relativa alle disposizioni proprio delle terre e rocce qualificate come rifiuto. Partiamo di qua perché da qui si tracciano poi il profilo giuridico delle terre e rocce gestite come rifiuto. Cosa disciplina l'articolo 23? L'articolo 23 disciplina il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate come rifiuto e dà una disciplina derogatoria rispetto alle discipline ordinarie per la gestione autorizzata dei rifiuti per il deposito temporaneo sulla falsariga dell'articolo 183,1 lettera BB del testo unico ambientale. Ok, quindi questa notazione, questa norma ci porta a indagare elementi essenziali anche della stessa disciplina sui rifiuti che sono stati indagati da giurisprudenza e dottrina, quali in particolare, aspettate, c'è qualche problema di nuovo con la PowerPoint, le nozioni di produttore di rifiuto, quella di deposito temporaneo, quella di sito di produzione. Quindi il primo elemento, parlando di terre e rocce come gestione di terre e rocce come rifiuti, è la nozione di produttore. Già abbiamo avuto modo di rilevare che la nozione di produttore è cambiata nel 2015 rispetto al testo unico ambientale previgente e soprattutto in difformità alla nozione di produttore della direttiva. Qui parliamo di produttore di rifiuti, bene, non di produttore di terre e rocce sottoprodotti. Il testo novellato definisce produttore di rifiuti oggi il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione, produttore iniziale, e poi o chiunque effetti operazioni di pretrattamento, di miscelazione, eccetera, che questo non cambia. Ecco, la novella del 2015 invece ha sovvertito un ordine che si era venuto ormai consolidando, un ordine diciamo interpretativo sulla nozione di produttore, proprio che si gioca proprio, che si è giocato proprio sui il riparto di adempimenti e responsabilità nei casi in cui l'attività sia riferibile ad un produttore materiale, ma anche a un produttore, diciamo, giuridico, che è il soggetto committente, ad esempio, o anche il soggetto proprietario o il direttore dei lavori. Cioè, la casistica giurisprudenziale in questi anni è stata amplissima, proprio per individuare a chi fa capo la produzione dei rifiuti. Una casistica che vi ho riassunto qui molto rapidamente, che era partita dal punto a cui siamo tornati in realtà oggi dopo più di due decenni, cioè il produttore di rifiuti non come esclusivamente produttore materiale, cioè chi effettua l'attività, in questo caso di scavo, ma anche estesa pure a quella giuridica, la produzione giuridica, qualsiasi intervento che determina poi in concreto. Quindi anche il proprietario dell'immobile committente, anche l'intestatario della concessione edilizia. Questa era la linea da cui eravamo partiti, diciamo, nel 2000, nell'individuazione del riparto di competenze e responsabilità, soprattutto in materia di contratti di appalto. Capite bene che la differenza non è di poco conto, perché a seconda di chi
qualifico come produttore, discendono su di essi, gravano sul produttore sia gli oneri di adempimenti procedimentali, sia evidentemente le responsabilità per le loro omissioni, che sono anche responsabilità di tipo penale. Ecco, questa prima, questo scenario che aveva costruito la Cassazione sulla base, diciamo, della nozione, dell'accezione estensiva della nozione di rifiuto di cui parlavamo la volta scorsa, stimolata dalla stessa Corte di Giustizia, via via si è andati a circoscrivere, soprattutto in una giurisprudenza che ha avuto ad oggetto specifico l'appalto, a circoscrivere la responsabilità del committente. E questo in ragione, senza stare a leggervi le sentenze, in ragione dei principi generali applicabili, i principi codicistici del codice civile applicabili all'appalto, secondo il quale è l'appaltatore che si assume su di sé ogni rischio, organizzazione dei mezzi necessari, gestione del proprio rischio. Quindi, dice la Cassazione, di regola il produttore di rifiuti è il produttore materiale, perché gravano su di essi gli obblighi giuridici, senza che il committente entri nella concatenazione di responsabilità, a meno che non vi sia, diceva la Cassazione, un diretto concorso nella commissione del reato, cioè ci sia, più genericamente si può dire, un coinvolgimento diretto del committente nella gestione del materiale che diventa rifiuto o nella produzione del rifiuto. Quindi attorno a questo scenario, diciamo, giurisprudenziale, si era formata anche una prassi contrattuale che era quella di cercare di marcare il più possibile una soluzione di continuità tra committente e appaltatore, nell'intenzione del committente, diciamo, di spogliarsi delle proprie, di un ruolo o di una responsabilità o di una posizione, diciamo, di garanzia rispetto all'attività del subappaltatore. E questo in ossequio ai principi di vieto di responsabilità oggettiva, sostanzialmente. Quindi si diceva, di norma è il responsabilità esclusiva dell'appaltatore, con esclusioni di obbligo di garanzia del committente, salvo il caso in cui, a seconda degli specifici rapporti contrattuali intercorsi, evidentemente risulti una ingerenza diretta da parte del committente nella produzione, nell'attività da cui origina la produzione del rifiuto, o questi invece abbia proprio preso parte al disegno criminoso in caso di gestione abusiva a titolo di concorso. Ecco, questo punto, che ho riassunto proprio molto schematicamente del giurisprudenziale, era un punto di arrivo consolidato. Punto di arrivo consolidato che è stato, diciamo, stravolto da una delle solite norme agostane, questo nel 2015, che tendeva a risolvere una questione specifica, a volte come a volte capita, cioè tendeva a superare una pronuncia giurisprudenziale che riteneva non applicabile al caso di specie, con il quale, diciamo, la Cassazione in sede di sequestro aveva ritenuto non applicabile al caso di specie la deroga derivante dalla nozione di deposito temporaneo, perché la nozione era stata assunta come non applicabile al non produttore materiale. Dite bene, quindi che cosa fa il legislatore nell'agosto del 2015? Dice, bene, se io non posso giovarmi della nozione, nozione derogatoria del deposito temporaneo, perché non sono il produttore materiale, si trattava di rifiuti navali stoccati nella banchina, nei cantieri di Monfalcone, io estendo la nozione di produttore di rifiuto tale che possa ricomprendere anche il committente. E così ha fatto, attraverso questa locuzione che aggiunge al soggetto la cui attività produce rifiuti, che era la locuzione
funzione originaria, che è quella della direttiva, tra parentesi, ne aggiunge con un'operazione abbastanza spregiudicata anche la nozione del soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione. Ok, quindi si ritorna un po' allo scenario del 2000, scenario prefissato prima dell'elaborazione giurisprudenziale della Cassazione, in cui c'è una continuità nella responsabilità nella gestione dei rifiuti anche in caso di appalto, continuità di cui il committente più difficilmente oggi riesce a liberarsi o a spogliarsi alla luce di questa nuova nozione di produttore di rifiuto. Ovviamente sono numerose le criticità rilevate rispetto a questa accezione, tra cui la prima, la difformità della nozione comunitaria, quindi difficilmente reggerebbe allo scrutinio di un giudice comunitario una nozione di questo tipo. In più, un'imputazione di responsabilità di tipo sostanzialmente oggettivo, o meglio ancora potremmo dire per fatto altrui, cioè io committente rispondo delle azioni o omissioni illecite dell'appaltatore, cioè di un soggetto terzo che a proprio rischio e pericolo si è assunto tutti gli oneri relativi alla realizzazione, alle modalità di realizzazione dell'opera e dunque alla produzione del rifiuto. Questo cozza contro il principio generale della tassatività delle cause di responsabilità oggettiva o per fatto altrui. Difficoltà poi pratica di individuazione dei produttori, dal momento che questa la particella E, che è, crea un problema, non è uno o l'altro, ma sono entrambi, o se laddove sia la filiera costituita da solo due soggetti, guardate bene, è ben possibile anche che nella filiera partecipano due, tre o più soggetti. Duplicazione dei soggetti tenuti agli obblighi, perché molto banalmente a quel punto ci si interroga su chi debba figurare nei documenti di carico e scarico o formulari. Beh, da questo derivano poi, come dicevamo, le varie conseguenze in termini di applicazione degli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico, di formulari, la comunicazione al MUD, eccetera, e tutte le varie responsabilità connesse. Ecco, questo si combina, in realtà, come abbiamo visto, l'intenzione del legislatore era molto banalmente quella di rendere fruibile da parte di un soggetto specifico una disciplina derogatoria, che è quella del deposito temporaneo, che secondo la nozione di deposito temporaneo il produttore di rifiuti non avrebbe trovato applicazione. Sullo sfondo però c'è il cosiddetto, c'è la responsabilità, della filiera della produzione di rifiuti, cioè il 188, che come linea generale, linea di principio, stabilisce che il produttore iniziale conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento, nel senso che si libera da questa responsabilità attraverso la verifica, della regolare completamento della filiera, cosiddetta quarta copia è la del formulario, la riprova. Quindi abbiamo un problema di confusione di ruoli, nelle terre rocce da scavo forse questo è leggermente, nelle terre rocce da scavo come sottoprodotto, dicevamo l'altra volta che la nozione non è stata modulata sulla base di questa nozione di produttore di rifiuto riformulata, ma quindi è ancorata alla produzione materiale del rifiuto. Ma nelle terre rocce da scavo come rifiuti effettivamente questo problema sussiste. Ci si è domandati allora altri sistemi per spogliarsi di questa responsabilità. Voi sapete bene che gli obblighi e soprattutto le responsabilità del produttore di rifiuto discendono direttamente dalla legge, quindi difficilmente a livello contrattuale il produttore di rifiuti può spogliarsi attraverso meccanismi di delega dalle responsabilità connesse alla produzione di rifiuti.
Questo penso ad esempio negli organi o nelle società, negli enti diciamo strutturati in cui vi è la possibilità di inquadrare vari livelli. In questo caso si attua attraverso la delega di funzioni che circoscrive, con l'intenzione di circoscrivere quantomeno all'interno dello stesso soggetto le responsabilità e di liberare la figura apicale. In questo senso le deleghe di funzioni, per essere efficacemente opponibili, devono rispettare determinati requisiti che vi ho segnalato qui sulla base della giurisprudenza della Cassazione. Tra l'altro, il delegante non sfugge alle sue responsabilità laddove sia passibile di una contestazione per le cosiddette culpa ineligendo o culpa invigilando, nel senso che rapportate al proprio ruolo nell'ambito dei rapporti contrattuali d'appalto, e al committente può essere contestata la discutibile scelta dell'appaltatore o dello smaltitore, laddove questo non abbia requisiti di specchiatezza richiesti dalla norma, che peraltro oggi assorbiti largamente dall'iscrizione. Quindi anche qui, una volta verificate gli adempimenti formali, è difficile anche individuare una colpa dirigendo. La colpa in vigilando dipende appunto da quanto potere di controllo si riserva la stazione appaltante o diciamo il committente nell'ambito dell'esecuzione dei lavori. Dicevamo, perché questo intervento repentino? Perché ha a che fare, sempre partendo anche dal nostro DPR 120 del 2017, ha a che fare con l'applicazione del regime molto particolare, che è quello del deposito temporaneo. Regime particolare che non è stato ovviamente introdotto da 120 per le terre rocce da scavo, ma che è stato adeguato dal 120 per la particolare natura e tipologia di questo flusso di rifiuti costituiti dalle terre rocce da scavo. Quindi il legislatore è andato a modificare non solo la nozione di produttore di rifiuti, ma anche la nozione di raccolta e la nozione e la disciplina e la definizione di deposito temporaneo. La raccolta, sempre la cui definizione è rintracciabile nel 183, al comma 1, viene definita oggi come il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, e con una certa conflitto fra termini, come la raccolta è il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresi la gestione decente di raccolta di cui la lettera M ai fini del loro trasporto. Vediamo come si combina e perché questa introduzione. Si combina con la nuova nozione di deposito temporaneo del 183,1 lettera BB. Se voi andate a vedere, in rosso ci sono le modifiche, e il deposito temporaneo, il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento effettuati prima della raccolta. Insiste ancora sul fatto che poi si capirà meglio, ma perché il termine raccolta individua nell'impianto definitorio del 152 del 2006 il momento iniziale dell'applicazione della normativa sui rifiuti e gestione dei rifiuti dalla raccolta in poi. Quindi attraverso questa indicazione si cerca di collocare, dal punto di vista sistematico, il deposito temporaneo in una fase antecedente alla raccolta, perché raccolta è già gestione dei rifiuti. Bene, quindi il deposito temporaneo, dicevamo, è il deposito preliminare alla raccolta, da intendersi, badate bene, quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti. Quindi abbiamo a che fare con un combinato disposto di queste norme,
modificato in modo tale da ottenere questo duplice risultato. Da una parte estendere l'applicazione del deposito temporaneo soggettivamente anche a chi non è materialmente il produttore del rifiuto, ma chi sta a monte, normalmente il committente, in modo da renderlo, diciamo, esente da responsabilità in caso di gestione, in caso di contestazione di gestione non autorizzata, in particolare è messa in riserva o deposito preliminare. Ecco, e dall'altra, sempre per ovviare a un problema pratico che riguardava nel caso di specie la collocazione dei rifiuti non presso il luogo di produzione, quindi dal momento che venivano prodotti nelle navi e stoccati nelle banchine, allora si è resa necessaria anche un'estensione, un allargamento della nozione di luogo di produzione, nozione sulla quale già faticosamente la giurisprudenza si era interrogata, pervenendo anche in questo caso a dei punti di arrivo abbastanza consolidati. Oggi viene estesa con termini abbastanza generici, ma pregnanti, perché da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti. Ecco quindi che il particolare regime derogatorio di favore previsto dal 183,1 lettera BB per il deposito temporaneo si rende fruibile anche a tutta una serie di fattispecie che prima erano fuori dal suo campo di applicazione, quelle cioè in cui dal punto di vista sia soggettivo, nozione di produttore, sia dal punto di vista oggettivo, nozione di luogo di produzione. Perché regime derogatorio, dicevamo? Regime derogatorio perché cosa viene derogato? Viene derogato il regime autorizzatorio, evidentemente, le autorizzazioni e gli iter di gestione per il recupero e smaltimento del rifiuto. Opzione offerta al produttore, non un obbligo, gli consente di non avere bisogno dell'autorizzazione. Quindi non è un'operazione di gestione, come messa in riserva o deposito preliminare, che i gestori di rifiuti possono effettuare solo previa autorizzazione per avviarli al recupero e smaltimento. Quindi, proprio per ovviare all'obbligo di ottenere un'autorizzazione di 15 ore 13, il deposito temporaneo consente a queste determinate condizioni di stoccare, anzi di depositare preliminarmente alla raccolta i rifiuti a cosiddetto vecchio piedimpianto, se si può fare riferimento a una vecchia terminologia. Quindi va dal punto di vista, diciamo, normativo, questo deposito temporaneo si colloca, dicevamo prima, in un momento antecedente alla gestione dei rifiuti, che il codice dell'ambiente fa coincidere nel momento con la nozione di raccolta proprio. Gestione, infatti, viene definita raccolta, trasporto, recupero e smaltimento. Questo, confermata questa linea anche da una sentenza della Corte Costituzionale che qualifica, che interpretando la direttiva 2008-98, qualifica come raccolta il prelievo, la cernita preliminare, il deposito temporaneo ai fini del loro trasporto in impianto di trattamento, distinguendo questa operazione dalla messa in riserva o dal deposito preliminare. Vedete, badate bene, è proprio un momento temporale distinto, oltre il quale si entra nel regime della gestione dei rifiuti, regime presidiato, come dicevamo, dagli obblighi, dagli adempimenti, obblighi e connesse responsabilità. Tutto derogato, cioè il deposito temporaneo è libero, è incondizionato? Evidentemente no. Ci sono due limiti esterni rinvenibili nella sistematica del 152 e alcuni limiti ben precisi interni nello stesso 183, vedremo.
Quelli esterni sono sostanzialmente gli obblighi di tenuta dei registri, di carico e scarico e il divieto di miscelazione di cui l'articolo 187 che permangono. Quindi obblighi derogati, abbiamo detto le autorizzazioni. Deposito preliminare, messa in riserva 208-210. Obblighi non derogati o divieti non derogati sono l'obbligo di tenuta di registri e il divieto di miscelazione. Lasciamo stare il SISTRI che è ancora una chimera. Cosa significa questo? Perché tutte queste attenzioni? Tutte attenzioni perché torniamo di nuovo al mantra su cui ci siamo soffermati sia io che Alessani circa la necessità di interpretare in senso restrittivo norme di deroga come queste. Il deposito temporaneo, disciplinato al 183,1 lettera BB, è evidentemente una disciplina derogatoria rispetto alla normale gestione dei rifiuti. Perché? Perché con la conseguenza, voglio dire, che in caso di violazione di uno o più dei requisiti, torna prepotentemente ad essere applicabile la nozione di rifiuto. E in particolare questo deposito temporaneo che era derogato sarà qualificabile come deposito preliminare se è prodromico a uno smaltimento, come messa in riserva se è prodromica ad un'operazione di recupero, ovvero come deposito incontrollato o abbandono non destinati, o addirittura come discarica abusiva quando l'abbandono dei rifiuti è reiterato nel tempo e rilevante secondo i criteri della discarica abusiva. Queste sono le indicazioni della Cassazione, che si è intervenuta sempre puntualmente a ricostruire il regime giuridico derogatorio in termini di stretta interpretazione. Vediamo con il particolare riferimento al 120, dicevamo che deposito temporaneo è stato oggetto, cioè diciamo che la gestione delle terre e rocce come rifiuto è stato oggetto di un'unica disposizione normativa, che è quella dell'articolo 23 del DPR per le terre e rocce. Se si fa un confronto si vede che la norma, l'articolo 23 del DPR, non è altro che una declinazione del 183, e quindi direi che possiamo procedere con l'esame dei vari requisiti per l'applicazione del deposito attraverso uno schema a confronto. Il 183,1 lettera BB stabilisce i requisiti per l'applicabilità del deposito temporaneo. Abbiamo già detto che sul luogo di produzione l'intervento normativo del 2015 ha esteso la nozione dello stesso luogo di produzione, luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area. Ecco, e non è stato recepito per la verità nel 120 un'analoga estensione, dal momento che l'articolo prevede che il deposito si effettua attraverso il raggruppamento deposito preliminare alla raccolta realizzati presso il sito di produzione nel rispetto delle seguenti condizioni. Ora, il sito di produzione, effettivamente nel DPR c'è una definizione, che è il sito in cui sono generate le terre rocce da scavo, una specie di una definizione, diciamo, pleonastica, ma è evidente che laddove si parla di rifiuti troverà applicazione analogica anche la nozione estensiva del luogo di produzione del 183,1 lettera B, con la conseguenza che questo scompenso tra sito di produzione ai fini delle terre rocce da scavo e sito del luogo di produzione ai sensi del 183,1 lettera B, badate bene, sempre si parla sempre di rifiuto, questo scompenso tenderà a sfumare nell'ambito delle successive interpretazioni. Badate bene ancora, la Cassazione aveva già, dicevamo, dato una sua lettura di luogo di produzione, proprio per dare strumenti agli operatori che si trovavano, diciamo, a dover interpretare
senza punti di riferimento. Questi riferimenti, come spesso accade, torneranno ancora, ancorché nella nuova accezione, nella nuova accezione normativa, la Cassazione, come sapete, fa fatica a cambiare radicalmente strada. Si ha deposito temporaneo quando i rifiuti vengono raggruppati nel luogo di produzione, mentre qualora i rifiuti siano depositati in un luogo diverso, si ha stoccaggio. Unica eccezione è la possibilità per gli imprenditori agricoli di effettuare tale deposito temporaneo presso il sito messo a disposizione della cooperativa, e quello l'abbiamo visto. Quindi, luogo di produzione non solo quello in cui gli stessi sono prodotti, ma anche quello nella materiale disponibilità dell'impresa. Qui la Cassazione era andata anche un po' oltre, perché materiale disponibilità prescinde forse da un concetto, diciamo, di perimetro. E questo concetto la Cassazione l'aveva individuato secondo criteri non meramente cartografici, se così posso dire, ma funzionali, perché diceva, 2007-2008, si può estendere anche il luogo di produzione ad altro sito nella disponibilità dell'impresa, è però necessario che vi sia un collegamento funzionale con quello ove la produzione avviene. Oggi queste indicazioni della Cassazione devono essere coniugate con questa interpretazione estensiva, interpretazione autentica, badate bene, del legislatore, estensiva del 2015, che ha esteso all'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti. Caso per caso si tratterà di declinare questa locuzione un po' generica rispetto alla definizione di luogo di produzione. Stiamo parlando sempre ai fini dell'applicazione del regime derogatorio del deposito temporaneo. Altri requisiti sono quelli di modalità di gestione di deposito dei materiali, che sono a tutti gli effetti rifiuti. Il 183,1 lettera BB richiama le norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose, sia con riferimento agli inquinanti organici persistenti, sia poi con riferimento ai rifiuti pericolosi sostanzialmente. Analoga disciplina è contenuta per le terre rocce da scavo, per, diciamo, il rifiuto ai fini del deposito temporaneo, ai fini dell'applicazione del deposito temporaneo, laddove il rifiuto sia costituito da terre rocce da scavo. Quindi la norma di riferimento è 23.120 del 2017. Norme tecniche che regolano lo stoccaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose. Si perde evidentemente nella traslazione per le terre rocce da scavo il requisito delle categorie omogenee, dal momento che l'omogeneità si presume, perché la norma del DPR disciplina un unico flusso di rifiuti, un unico codice, con l'unica distinzione non irrilevante tra pericolosi e non pericolosi. E anche qui il riferimento è alle norme tecniche. Si aggiunge però, nell'aspetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolosi, ecco, in maniera da evitare, qui il legislatore ha voluto marcare cosa, visto anche, scusate la digressione, che la difficoltà, o comunque non è sempre agevole individuare quali siano queste norme tecniche a cui si riferiscono, nelle slide poi vi ho dato alcune possibili indicazioni, e allora la preoccupazione del legislatore era quella di dire qual è lo scopo comunque che intende perseguire, quindi le modalità di gestione di queste terre, di modo che non alterino in senso peggiorativo le matrici ambientali interessate. Ecco, e quindi dà delle indicazioni già subito, senza delegare o rinviare a delle disposizioni attuative, perché chiede che questi depositi, se di sostanze pericolose, debbano, se contenenti sostanze pericolose, debbano evitare la contaminazione delle matrici ambientali, garantendo in particolare un idoneo isolamento dal suolo
quindi la pavimentazione, protezione dall'azione del vento e dalle acque meteoriche, anche con il coinvolgimento del convogliamento, scusate, delle acque stesse. Quindi già vi dice quali sono i principi base su cui ruotano le disposizioni tecniche di deposito contemporaneo delle terre rocce da scavo per essere qualificate per essere derogate dalle disposizioni autorizzatorie. Raggruppamento per categorie omogenee si è detto che non trova applicazione. Sulla nozione di rifiuto pericoloso vi rinvio, e queste sono le norme tecniche sullo stoccaggio che possono essere rinvenute nel quadro delle fonti. Etichettatura imballaggi pure non rileva per quanto riguarda noi, ma altri tipi di rifiuto. Se si può concludere forse su questo elemento, diciamo, di caratterizzazione di queste terre e rocce, è il suggerimento è quello di andare oltre una caratterizzazione, un'attribuzione di un codice CER, ma individuare la carta d'identità del rifiuto e adottare modalità di gestione del deposito temporaneo che siano coerenti, oltre che con le norme tecniche applicabili, con questi criteri qui stabiliti direttamente dalla legge che vedevamo, cioè evitare la contaminazione delle matrici ambientali e idoneo isolamento, vabbè, va un po' come mi pare, idoneo isolamento, protezione dall'azione del vento e delle acque, convogliamento delle acque. Oh, torniamo al nostro deposito temporaneo, perché sono solo questi requisiti? No, davvero. Il requisito principale, quello diciamo più di immediata percezione, è quello diciamo temporale, quantitativo. E su questo il DPR non ha fatto altro che modulare la disciplina del 183,1 lettera BB, che vale per tutti i rifiuti, evidentemente, e adeguare i quantitativi limite. Badate bene, funziona così, come saprete, che i rifiuti, per beneficiare del regime del deposito temporaneo, devono essere raccolti e avviati operazioni di recupero e smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative a scelta del produttore dei rifiuti. Questo a scelta era quanto mai opportuno precisarlo, non è passato anche sul DPR per qualche motivo. Con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalla quantità in deposito, oppure quando il quantitativo raggiunga complessivamente, vedete, i quantitativi per i rifiuti generici è 30 metri cubi, di cui 10 massimo pericolosi. Il DPR 120 estende questi quantitativi per le terre rocce da scavo a 4.000 metri cubi, di cui non oltre 800 pericolosi. Fermo il limite ultimo, che è quello termine annuale, che si applica a prescindere dalla scelta con cui si intende avviare alle operazioni di smaltimento e recupero quantitativi stoccati in deposito temporaneo. Quindi una scelta, aziendale, sostanzialmente dipende al produttore scegliere o l'alternativa 1, quindi ad ogni tot di tempo, ogni 3 mesi, a prescindere dai quantitativi accumulati, conveniente evidentemente per chi genera rilevanti flussi di rifiuto, ovvero l'alternativa è svuotare, come dire, il deposito
ad ogni 30, oggi 4, cioè oggi 30 metri cubi per non pericolosi per i rifiuti ordinari, 4.000 metri cubi per le terre rocce da scavo, di cui 800 pericolosi. ci si è ovviamente anche in queste norme interrogati sulle possibili criticità applicative. La Cassazione ne ha risolte qualcuna sui tempi di giacenza, qual è il dies a quo per cominciare a determinare i limiti temporali del deposito temporaneo, e qui vige i tempi sono, come dire, documentati, perché avevamo detto che l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico non è derogato, e quindi quello farà fede la data appuntata sul registro di carico e scarico, sui registri di carico e scarico. Quantità complessiva, anche su questo ha generato dibattito, non si riferisce, dice la Cassazione, ai singoli conferimenti, evidentemente sembra intuitivo ma non lo è, ma riguarda solo la quantità complessiva dei rifiuti esistenti in un dato momento e la durata complessiva del deposito. Visto che il limite quantitativo è definito in termini di volume, ci si è anche chiesti, la Cassazione si è anche interrogata su come si determina il volume, e dà come indicazione quella di interpretare la volontà del legislatore come una volontà di dare rilievo all'ingombro dei materiali, quindi al senza volume occupato, a prescindere dagli spazi vuoti. Norma speciale, vi segnalo, vi sarete imbattuti anche voi sugli stazionamenti e soste tecniche, che il 193,11 contiene una disciplina derogatoria. Stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto e soste tecniche, ivi compreso quelle effettuate con cassoni e dispositivi scarrabili, non rientrano nelle attività di stoccaggio, perché le stesse purché siano dettate da esigenze di trasporto, non superino le 48 ore, escludendo dal compito i giorni interdetti della circolazione. Questa è norma introdotta ad uso e consumo della vifero raccolta. Anche questa ha suscitato però impugnazioni davanti ai giudici. Altro settore connesso con la nozione di deposito temporaneo, e che è dominato da una normativa speciale che viene utilizzata, ma che presenta forse criticità maggiori di quella generale, di quella ordinaria, è quella dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione. Due sono le norme di rilievo. La prima, il 266, testo unico, il comma 4, prevede che i rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tale attività. Anche questa norma è speciale, non chiarissima su questa locuzione, debba intendersi se l'avverbio o debba intendersi in senso disgiuntivo o meno, quindi la manutenzione o assistenza sanitaria, cioè manutenzione sanitaria anche o assistenza, ma diciamo che, mancando la specificazione, assume il significato di tutti attività di manutenzione. Ma la norma invece più pregnante è quella costituita dal 230, sempre testo unico ambientale, stiamo parlando, che è specificamente dedicata ai rifiuti costituiti dalla manutenzione alle infrastrutture. Manutenzione e infrastrutture, quindi è una norma ulteriormente speciale rispetto al 266, e che contiene tutta una sua disciplina, diciamo omogenea, derogatoria rispetto a quella ordinaria. La disciplina è tesa, senza forse andare nel dettaglio perché non c'è tempo, ma è tesa a creare sostanzialmente una finzione giuridica,
nella parte in cui per consentire l'applicazione del deposito temporaneo, in particolare la nozione di luogo di produzione, nel caso di interventi che per loro natura sono, come dire, ubiquitari, la manutenzione di infrastrutture, pensate a infrastrutture di tipo lineare, ad esempio, è evidente che i luoghi in cui vengono prodotti i rifiuti sono distanti fisicamente l'uno dall'altro. Ecco, in questo caso si vuole evitare di dover applicare strettamente la norma sul deposito temporaneo, nel senso di richiedere un deposito per ogni singolo intervento, e allora si finge, una finzione giuridica, che il luogo di produzione sia un altro, cioè non sia quello effettivo di produzione, ma che questo per legge può coincidere o con la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o con la sede locale del gestore, ovvero con il luogo di concentramento dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente, oggettivamente riutilizzabile senza essere sottoposto ad alcun trattamento. Ecco, vedete bene, qui vi suona già il campanello della nozione di sottoprodotto. Materiale effettivamente, oggettivamente riutilizzabile, tra l'altro la definizione antecedente alla codificazione, quindi ancora più restrittiva rispetto a quella oggi vigente di sottoprodotto, senza essere sottoposto ad alcun trattamento, non si parla neanche di normale pratica industriale. Cioè la norma cosa vuol dire? Vuol dire, bene, io a questo punto faccio il mio intervento di manutenzione, il luogo di produzione dei rifiuti, possono essere anche terre e rocce, evidentemente all'interno delle opere edili, il luogo di produzione dei rifiuti non è il luogo dove ho svolto la manutenzione, non solo quello, ma può essere o la sede locale del gestore, o la sede del cantiere, oppure un luogo terzo. Un luogo terzo, quando nel momento in cui il materiale, diciamo, risulta tolto d'opera, dice la norma, può avere un suo nuovo impiego attraverso una nozione analoga a quella del sottoprodotto. Ecco, allora io è nel luogo di concentramento, cioè nel luogo dove costruisco il mio deposito temporaneo, siamo ancora fuori dalla raccolta, pensate bene, potrebbero passare anche chilometri dal luogo di produzione al luogo di concentramento, sono ancora nella fase antecedente alla raccolta, non sto gestendo rifiuti e anzi questi residui di produzione possono avere una loro autonoma riutilizzabilità, di cui io mi rendo conto solo una volta portati nel luogo di concentramento. C'è una procedura da seguire che ora su cui ora non vi tedio, e c'è una disquisizione sulla necessità o meno che questi materiali tolti d'opera. Ah, mannaggia, qui c'è il solito crash di PowerPoint. A questo ora non so come mai. Scusate, riavvio subito. Ecco qua. Bene, scusate.
Eccolo. Chiaramente qualcosa che non va. Ecco, piano piano riesco a recuperare. Mi dispiace che perdo più minuti preziosi. Allora. Ecco, eravamo al 230, se non erro. Sì, la questione che si poneva è quella sul trasporto. Eccolo. Trasporto che vi dico rapidamente, se di finzione si diceva si tratta, allora fino al momento in cui non raggiungono questo luogo di concentramento, quelli non sono rifiuti, quindi non dovrebbero essere soggetti a trasporto. Questo secondo l'interpretazione, diciamo, logica. In realtà prevale, c'è molta cautela laddove in una materia come questa è presidiata, diciamo, dal principio della tracciabilità, quindi lasciare andare questi materiali senza alcuna documentazione per le strade non pareva bello, e quindi le prime interpretazioni che si sono registrate sono quelle, diciamo, invece estensive. Penso di ritenere necessario che anche questi materiali siano accompagnati da un vero e proprio formulario, cosa che complica la situazione, perché non si capisce dove è il sito di destino. Ecco la Cassazione con l'interpretazione restrittiva. Mi avvio alla conclusione perché non voglio sforare. Per arrivare alla cessazione della qualifica di rifiuto. Nel senso che nella rosa delle possibili gestioni dei materiali da scavo abbiamo detto che una volta gestiti come rifiuti, i rifiuti sono e debbono essere in via prioritaria recuperabili anche nelle nostre terre rocce da scavo. Ecco, il recupero di rifiuti ha una sua disciplina, una disciplina autorizzatoria. Una disciplina autorizzatoria che però ha dato problemi circa l'individuazione del momento esatto in cui il rifiuto, una volta recuperato, perde la natura di rifiuto, cessa di essere tale, cessa di essere rifiuto. E questo dubbio è stato risolto dalla direttiva 2008-98 con il solito articolo 6, che ha introdotto la nozione di end of waste, o fine rifiuto, o cessazione della qualifica di rifiuto, recepita dal 184 ter del testo unico ambientale. Oggi, nella versione vigente, 184 ter ha subito una modifica di cui diciamo appresso molto brevemente,
un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni. Come vedete, sono condizioni molto generiche. La sostanza e l'oggetto sono destinati ad essere utilizzati per scopi specifici, esiste un mercato, una domanda, la sostanza soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e non porterà impatti negativi sull'ambiente o sulla salute umana, requisiti che fanno da contraltare al 184 bis sul sottoprodotto. Però guardate bene, qui siamo già nel mondo dei rifiuti, eh? L'operazione è un'operazione di recupero e va autorizzata. Qui l'individuazione è quella di capire quando, di rispondere al